stradali, coloro che intervengono nel momento in cui accade un incidente. Rappresentiamo 2.000 associati su 5.000 aziende operanti e con una presenza di famiglie che condividono con noi questo lavoro di 50.000 famiglie. Quindi un'entità numerosa che non è regolamentata. Essendo un servizio di pubblica utilità, noi riteniamo che la norma debba prevedere una regolamentazione di coloro che vanno a esercitare l'attività di soccorso stradale, se non altro perché nel caso di incidente ci si trova in mezzo alla strada, ci si trova con le macchine che sfrecciano accanto, ci si trova in una condizione di alta pericolosità e con l'esigenza di sviluppare un intervento celere, professionale e veloce che permetta il ripristino della viabilità a seguito per evitare che accadano a seguito altri incidenti.